Anno giudiziario a Catanzaro, presidente Reillo, risultati eccellenti nel distretto, cosche lametine ramificate al nord. L'Ndrangheta, operante nel territorio del distretto di Catanzaro, è direttamente interessata alle dinamiche dei gruppi criminali operanti nel nord Italia, che costituiscono proiezione delle cosche di origine e con cui, pur in presenza di un'autonomia organizzativa, mantengono salde le relazioni. Così sono risultati vari e rilevantissimi collegamioni dell'Ndrangheta del Basso Ionio Catanzarese con Lazio e Lombardia, di quella crotonese dell'Ametino con Lombardia, Emilia e Veneto. Lo ha detto il presidente vicario della Corte d'Appello di Catanzaro, Gabriella Reillo, nel corso della relazione introduttiva dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023. L'attività del settore penale, ha rilevato Reillo, anche quest'anno è stata incentrata in maniera preponderante sui procedimenti aventi ad oggetto delitti di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, essendo elevato il numero dei maxi processi per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché vari reati fine come omicidi, usura, estorsione, detenzione e porto illegale di armi. Per quanto concerne invece l'indice di produttività degli uffici di procura della Repubblica e del Distretto, ha spiegato Reillo, si registra l'aumento del numero di sopravvenienze cui corrisponde una buona risposta in termini di capacità definitoria, superiore rispetto alle iscrizioni. Per quanto riguarda la procura di Catanzaro, si sono registrati 17.471 nuovi procedimenti. 17.934 procedimenti definitivi, 4.955 pendenti, mentre per la Procura di Lamezia i nuovi procedimenti sono stati 5.965, 7.621 i procedimenti definitivi e 3.116 i fascicoli pendenti. Il distretto di Catanzaro e la Corte, in particolare, ha spiegato, hanno conseguito eccellenti risultati nel periodo più buio della pandemia, essendo questa Corte risultata la più produttiva del Paese ed essendo stato mantenuto elevato nel distretto il livello di aggressione giudiziaria al fenomeno criminale di maggiore rilevanza, quello dell'Ndrangheta. Il distretto ha consistentemente migliorato la produttività, che ha portato a una diminuzione delle pendenze in tutti gli uffici, con punte del 36% in meno nel Tribunale di Crotone. La Corte d'Appello, sebbene l'indice di clearance rate sia da ultimo pari a 1, ha sofferto nello scorso anno una battuta d'arresto rispetto alla buona performance mantenuta durante la pandemia. Dai dati ministeriali risulta infatti che la Corte nel settore civile registra un aumento delle pendenze nella misura del 2,7%, mentre i tribunali del distretto hanno buone e talvolta ottime percentuali di evasione dell'arretrato. E sulla riforma Cartabia, quanto alle riforme, ancora una volta, come puntualmente accade dagli anni 90, ha affermato, la massima attenzione è stata rivolta al processo e alla modifica delle regole che lo disciplinano, con polemiche a volte aspre su singoli aspetti, dimenticando che negli ultimi 10 anni si sono avuti quasi 20 interventi sulla normativa processuale, sia nel settore penale sia in quello civile, di cui almeno due classificate come grandi riforme. Purtroppo, quanto manca alla politica sulla giustizia è una cultura di sistema che parte da dati concreti rilevati sul territorio e che si faccia carico di effettuare proiezioni di fattibilità rispetto agli organici e alle dotazioni, nonché alla conseguibilità degli obiettivi enunciati. Assistiamo ad un affastellarsi di riforme che si susseguono senza che prima vengano verificati gli effetti della riforma precedente, nel proseguimento di meri effetti propagandistici. Le riforme procedurali vengono rappresentate come quelle più incisive e determinanti per abbreviare i tempi di definizione dei procedimenti ed assicurare un più equo contraddittorio. Ma se andiamo a vedere in concreto il rito non è risolutivo, come è intuitivo e reso evidente da quanto accaduto in questi anni e dalle fortissime differenze di performance a livello territoriale, pur in applicazione del medesimo rito in tutto il Paese. Devo rilevare che anche questa riforma è permeata dall'illusione di ridurre i tempi processuali, civili e penali, attraverso una riduzione dei termini. Sembra non ci si renda conto che i tempi processuali non sono ritardati da termini eccessivamente lunghi, bensì dall'eccessivo carico giudiziario che si abbatte sulle procure e tribunali, dalle endemiche e rilevanti scoperture degli organici, dal collo di bottiglia che si verifica nelle corti di appello, quanto a sopravvivenze e risorse per la loro evasione.
Va denunciato un allarmante aumento dei procedimenti riguardante la violenza di genere, lo riferisce il presidente vicario della Corte d'Appello di Catanzaro, Gabriella Reillo. Solo nel circondario di Catanzaro, si legge nella relazione, i procedimenti iscritti nell'anno per stalking sono stati 126 rispetto ai 72 dell'anno precedente e 214 per maltrattamenti in famiglia rispetto ai 93 dell'anno precedente. Dati che parlano da soli quanto alla gravità ed estensione del fenomeno, soprattutto ove si consideri che lo stesso continua a rimanere in larga misura sommerso. Sono stati commessi due femminicidi nei circondari di Crotone e Vibo Valentia, sintomatici di un dramma epocale che va ben al di là del nostro distretto, ove si consideri che l'omicidio di donne da parte di ex partner rappresenta all'incirca la metà degli omicidi commessi in tutto il paese.